Apriamo ufficialmente il Salento Book Festival. In realtà si è aperto l'8 giugno con una serata di musica, però questa sera scendiamo in piazza e siamo qui a Gallipoli con una grande amica del Salento Book Festival, nonché una grande scrittrice. I suoi libri davvero fanno impazzire tantissimi lettori, ed è Anna Laura Giannelli. L'abbiamo voluta proprio in apertura perché, oltre ad essere una grande scrittrice, è proprio una grande amica, una grande sostenitrice culturale di questo festival, e ci faceva piacere aprire con lei questa sera a Gallipoli e domani sera a Nardò. E prima di passare la parola ad Anna Laura, c'è anche qui con noi l'assessore Nicoletti, che è del comune di Gallipoli, che investe, assessore, in questa iniziativa. Certamente, investiamo perché è un'iniziativa meravigliosa che spinge il turismo culturale a cui ci teniamo per questa città. Anna Laura. Beh, cosa dire? Contentissima di aprire insieme ai miei amici Salento Book Festival qui a Gallipoli con il mio ultimo lavoro, Il segreto della Maddalena, che cammina già da un po', ma siamo convinti che possa continuare sotto la protezione di Maddalena a dare grandi risultati. Grazie. C'è qualcosa che ti guida e sicuramente però fa capo anche a degli studi, è inevitabile, questo dipende da quello che si vuole dire. Non è saggistica, è scrittura creativa, però anche nella scrittura creativa, secondo il mio punto di vista, quando si vuole raccontare qualcosa bisogna poi contestualizzarlo guardando al periodo storico, a quello che si vuole raccontare. E io in questo caso venivo da alcuni studi miei, approfondimenti personali, che riguardavano, in realtà, prima che Maria Maddalena, i Vangeli gnostici. Io sono ripartita dai Vangeli gnostici.